Ragazzi, buon godo day e bentornati, e devo dire che mi è mancato dirlo, bentornati su Poppy Playtime capitolo 3. Il ritorno del King, oserei dire. Mamma mia, è passato veramente tanto tempo. Calcolate che da quando ho finito la blind run su Poppy Playtime saranno passate almeno 3 settimane. E questo gioco ha avuto una quantità di aggiornamenti che praticamente l'hanno rifatto da zero. Non sto scherzando, anche se non lo giocavo aprivo Steam per registrare Elden Ring e Palworld, e ogni giorno che vengo a registrare mi dice download per Poppy Playtime. Quindi si sarà scaricato penso 10 giga di aggiornamenti, e da quello che mi avete detto voi sono stati aggiunti dialoghi, sono stati aggiunti dei poster e sono state cambiate un sacco di cosine che baggose che avevo incontrato nella blind run. Quindi sicuramente sarà una specie di episodio extra New Game Plus di Poppy Playtime, che, piccola novità, non sarà un episodio solo come è successo per il capitolo 1 e per il capitolo 2, ma saranno ben 3 episodi extra, quindi sarà un New Game Plus diviso in 3 episodi. Ragazzi, ho degli appunti, e negli appunti io mi sono scritto che volevo arrivare nel primo episodio dopo la scena dell'incubo, quindi dopo la nostra visione dell'incubo con quel meraviglioso Agiwagi gigante. Nell'episodio 2 vorrei arrivare almeno fino a Post Miss Delight, e nell'episodio 3 vorrei fare tutta la parte di Dog Day e Catnap. Ovviamente saranno episodi più lunghi del normale, cercherò ovviamente di tagliarvi le parti magari più noiose, però sicuramente ci risentiremo tutte le VHS. Cercherò di stare attento a leggere tutte le scritte, perché me ne avete scritte veramente un sacco di cose, e ne approfitto per dire una cosa: la intro sarà un pochettino più lunga, però vi dirò delle cosine sus, quindi vi consiglio di starmi a sentire, perché dirò delle cose godose e l'ho ripetuto due volte. Quando ripeto le cose due volte, ci siamo capiti. Allora, prima cosa, vi devo ringraziare. Vi devo ringraziare perché l'amore e la quantità di supporto che ho ricevuto in tutta la serie di Poppy Playtime è stata incredibile, specialmente il capitolo 3. A livello di visualizzazioni, a livello di iscritti, a livello di mi piace, a livello di commenti, sia su YouTube che su Instagram, mi avete veramente riempito di affetto, e per questo vi ringrazio, perché mai potevo immaginare un affetto e un coinvolgimento in tutti gli episodi così grande. E sicuramente Poppy Playtime come serie è diventata parte del canale. Se ci fossero 20 capitoli ve li porterei tutti, ragazzi, però il capitolo 4 non si sa quando uscirà. E per quanto riguarda Project Playtime, vi dirò una chicca anche su quello. Quindi, prima cosa, vi volevo ringraziare assolutamente. E infatti, uno dei modi per ringraziarvi è che vi porto ben 3 episodi extra, invece che portarvene uno. Così almeno possiamo richiacchierare, potete dirmi tutte le novità che volete, potete scrivere tutto quello che vi pare nei commenti. A me fa solo che piacere leggere e rispondere. Questa era la prima cosa che volevo dire, la più importante. Poi, seconda cosa che volevo dire, che riguarda Project Playtime, visto l'amore che c'è nei confronti di Poppy Playtime, e sinceramente il fatto che ci sto affezionando veramente tanto anche io come franchise, ho scaricato Project Playtime. Non so come farla la serie, se farvi delle partite, farvi vedere solamente i momenti migliori delle partite, però sicuramente vi porterò un po' di episodi su Project Playtime, così che Poppy Playtime continui a vivere sul canale fin quando non uscirà il capitolo 4. Quindi spero che questa cosa vi faccia piacere, soprattutto perché, e questa cosa me l'avete scritta in 20, uno dei personaggi più importanti della lore di Poppy Playtime, questo Dottor Sawyer, penso si pronunci così, che voi mi nominavate spesso, io non lo conoscevo quando ho fatto la blind run, ragazzi, perché io non è che mi sono andato a leggere tutta quanta la lore di Poppy Playtime, perché mi piace scoprirla lentamente con voi. Sicuramente per quando uscirà il capitolo 4 mi vedrò un sacco di video, perché il web è pieno di gente che fa video in deep sulla lore di Poppy Playtime, sicuramente me ne vedrò qualcuno. Però anche adesso sicuramente so più cose di quando ho fatto la blind run, perché giustamente lì avevo giocato il primo capitolo, ho fatto il secondo, e non è che mi ero letto cose, perché volevo giocarlo in blind, ok? Quindi sicuramente un pochino più di cose penso di saperle adesso, con tutto quello che mi avete detto voi. Per quando uscirà il capitolo 4 magari mi vedrò un bel po' di questi video di 2 ore, 3 ore di lore di Poppy Playtime, così vi farò un background più sus per quando faremo il capitolo 4. Quindi questo personaggio qui, che mi avete nominato sempre, compare in Project Playtime, ragazzi. Io non potevo sapere niente di quest'uomo, perché io non ho giocato appunto Project Playtime quando ho giocato la blind del capitolo 3. Spesso mi dicevate, ah, la Big Body Initiative, l'ha fatta lui. Un ragazzo mi ha scritto, il prototype, la cassetta finale, parla con lui. E io infatti nella blind dicevo che era un dottore. Invece lui, questo tizio, ha un'importanza storica, e ne parleremo in questi episodi incredibili, parleremo anche di lui. E nel primo episodio di Project Playtime mi sentirò questa famosissima VHS che dovrebbe presentare lui, ma è nell'altro gioco, non in questa. Dovrebbero essere 11 VHS e ne ho perse 3, di cui 2 sono proprio fondamentali e me le sono perse, però c'ho tutto scritto. Mi avete scritto in molti che mi sono perso una marea di collezionabili e fogli, ma io sono andato a cercare. Gli unici fogli che posso raccogliere sono i fogli nella scuola.
Quindi le note di Miss Delight, che mi pare che ne ho raccolte 3 su 6, ma non ci sono altri fogli da raccogliere come il capitolo 2 o il capitolo 1. Non ci sono neanche i collezionabili, quindi forse intendevate che ci sono un sacco di scritte e un sacco di poster su. Me lo giocherò piano piano, cercherò di leggere tutto, ovviamente in caso scrivetelo nei commenti. E poi mi avete scritto un sacco di hic e di lore che ne parleremo durante gli episodi. E poi l'ultima cosa che volevo dirvi, e poi basta, prometto questa incredibile intro lunghissima, finirà, vi volevo dire il futuro per quanto riguarda le serie horror sul canale, perché sì, io le vorrei portare, le serie horror, vorrei portare un sacco di giochi, ragazzi, però lo dico sinceramente, non è che io, come dire, nuoti in denaro godoso in questo momento storico. Io sto portando adesso The Ring, sto portando Palward, anzi vi ringrazio per il supporto che state dando a quelle serie, e il The Ring lo sto portando perché uscirà il DLC che voglio portare, quindi la run di The Ring serve proprio perché voglio giocare il DLC. Palward lo sto portando, primo è un gioco che riesco a registrare molto facilmente nei buchi quando registro anche magari episodi di 4 chiacchiere che vorrei aumentassero, e poi sinceramente perché è un gioco tranquillo, mi rilassa, però sicuramente quando arriveremo alla fine di Palward ricomincerà una serie horror sul canale, perché io voglio che ci sia sempre una serie horror sul canale. Ora, per quanto riguarda il futuro delle serie horror, faremo un piccolo sondaggio sulla pagina di YouTube o forse su Instagram, vediamo, però sicuramente ho una listina di giochi che mi avete consigliato anche voi. Ad esempio, sono indeciso di iniziare la serie di Bendy e The Ink Machine, che assomiglia molto a Poppy Playtime, o tutta la serie di Five Nights at Freddy's, che ho giocato tipo il primo e basta. Oppure ce ne sta un altro di cui non mi ricordo minimamente il nome, che mi avete detto, ve li scrivo in editing incredibile. E poi la quarta opzione sarebbe giocare piccoli giochi horror autoconclusivi, però secondo me è più spicy una di queste tre. Questo perché tra un po'? Primo perché voglio che finisca una delle due serie, perché non vorrei portare più di due serie gameplay nello stesso momento. E poi, come vi accennavo un attimo fa, ragazzi, mi faccio i conti ogni mese, quindi ho un budget che non posso superare ogni mese. Un ragazzo mi ha scritto: porti Elden Ring, perché non porti Dragon's Dogma 2? Ragazzo, perché è un investimento che non posso fare adesso. Ho fatto delle spese in più questo mese per quanto riguarda l'ufficio, perché mi si sono rotte delle luci, e le luci le devo ricomprare io. I soldini che magari mi tenevo da parte per comprarci un gioco li ho investiti per l'ufficio, per cercare di rimettere a posto tutte le cose che succedono anche qui nell'ufficio e intorno al canale incredibile. Quindi sicuramente Dragon's Dogma non lo porterò, però spero di riuscire a portare Lies of P, che tra l'altro Lies of P costa ancora 60€. Come se io speravo calasse un po' di prezzo, però ora spero che per quando finirà o Elden Ring o Palward, e spero di non avere durante questi mesi altre botte, diciamo, extra che non avevo considerato economiche, sicuramente quello che rimarrà verrà investito per una futura serie horror sul canale. E questo era per concludere il fattore anche serie horror. Direi di iniziare, abbiamo fatto un'introduzione lunghissima, quanta? Beh, quasi 10 minuti di introduzione, mi sembra abbastanza canon nel canale, ragazzi. Allora, ho messo la luminosità al massimo, ok? Spero di vedere tutte le cose, in caso, ripeto, scrivetemi tutto, io leggo tutto. Quindi nuova partita, e si parte. Forza! Oh, here we go. Ci rivediamo tutte le cinematiche, quindi rivediamoci anche la cinematica degli Smiling Critters incredibili. Tra l'altro mi avete scritto in tanti che secondo voi non sono morti tutti, io li davo per morti tutti nella run, no? A quanto pare ce ne stanno due o tre che rivedremo nel capitolo 4, ripeto, ne parleremo nell'episodio. Ora godiamoci di nuovo questa intro incredibile. Ah, ecco, ora mi è tornato in mente. Mi avete detto che c'è un frame alla fine di questa cinematic che ti fa capire la fine che farà Dog Day. Ora vi dirò poi qual è. Cioè, questa scena è importantissima poi, adesso poi ne parliamo, eh. Se guardate Dog Day, è messo nella stessa posizione, e tra l'altro non gli si vedono neanche le gambe, come quando lo troviamo nelle celle. But are your children safe from Playtime Co.'s latest toy? What you've seen here is Playtime Co.'s own Smiling Critters, a limited series cartoon meant to celebrate the release of the toys. Tra l'altro volevo mettere la webcam un pochino più in alto per farvi leggere i sottotitoli, però è un po' complicato con OBS. Of his line, you just pull his little tail and seems innocent enough. However, parents across the country report their children experiencing strange and often violent nightmares. Esatto. And beside them, their little grinning catnap doll. Now, with controversy growing, Playtime Co. has announced the recall of all catnap toys from the Smiling Critters line, cleared from all promotional material. But
damage already done, will disappearing be that easy? The exact cause of these incidents still unknown, only one thing appears glaringly certain. Your children are not safe with Catnap. Oh, questa scena io nella Blender giustamente non ci ho fatto caso. Questa è una stanza che noi tra poco esploreremo. E Catnap ci butta proprio come immondizia dopo che ci ha preso dopo l'incidente del treno, sperando che noi facciamo una fine orribile. E tra l'altro noi in quella stanza ci sentiremo una VHS, per dirvi, no? Oh, oh, questa è una cosa nuova che infatti mi avete detto. Hanno messo gli obiettivi. Allora, noi siamo finiti in un posto bruttissimo. Catnap ci ha buttato qui nella speranza che noi facciamo una fine terribile. Abbiamo schiacciati in maniera veramente non godosa. Quindi sì, la prima chicca sicuramente è il fatto degli obiettivi. Questa cosa non c'era e mi fa piacere che l'abbiano messa. Tra l'altro mi avete detto che ci sono un sacco di cut content del capitolo 3 e a quanto pare questa zona qui doveva essere molto più grande all'inizio. Ci devono essere percorsi molto più lunghi con questi cosi qui da schivare, diciamo. Invece l'hanno tagliati. Mi avete detto che io per tutta la run mi sono lamentato del fatto che Catnap non si vedesse. Sai, no, ne ho parlato parecchio nelle intro degli episodi della Blind Run. E mi avete detto, ma no, guarda che Catnap c'è in continuazione, sei tu che non l'hai mai beccato. Ora, io mi sono visto qualche frame di dove è Catnap. Io vi invito a rivedervi la Blind Run, ragazzi. Non l'ho fatto con cattiveria a non vederlo, cioè me lo sono perso. Beh, la scena del santuario penso resterà iconica perché letteralmente lo inquadro, ma non lo vedo perché quell'episodio mi ero talmente incazzato con Miss Delight che proprio non l'ho visto. L'ho beccato nell'incubo. Tra poco ci dovrebbe essere una scena in cui c'è Catnap, come ce ne sono parecchie di scene dove c'è Catnap. Diciamo che non ne ho beccata manco una e tuttora non è che ho capito bene dov'è che Catnap fa cucù. Quello che io intendevo nella Blind Run è che avrei voluto Catnap più aggressivo come nel finale, no? Però già il fatto che, come avete detto, è molto più presente del previsto mi rende felice, no? Adesso vediamo se lo becchiamo, Vi taglierò un po' di momenti, però ragazzi state tranquilli che mi riguarderò tutto, Mi avete detto che qui hanno tagliato il percorso di questi cilindroni incredibili, che doveva essere molto più lungo, ma l'hanno tagliato. Come avete detto che hanno tagliato la scena delle paperelle nel prima di arrivare a Dog Day. Ci doveva essere tutto un percorso con le paperelle, vabbè, ne parleremo quando arriveremo a Dog Day. Allora, mi avete detto che Catnap è laggiù. Ora, appena io salterò lì, devo guardare subito a destra e magicamente Catnap salirà. Ci fa sentire la sua presenza e poi se ne va. Insomma, il classico Catnap di quartiere. Eccolo! Oh, l'ho visto! Ok, avevate ragione, qui l'ho visto. Quindi mi sono perso un po' di questi momenti così. Non so se li beccheremo tutti. E tranquilli che parleremo di tutta la lore che mi avete detto dei personaggi. No, parleremo di tutto ora, però un passettino alla volta perché mi sono fatto una scaletta. Adesso arriveremo nella stanza sus e ci risentiremo la prima videocassetta che già lì dice delle cose interessanti, quindi a tra poco. Questa è la stanza di fatto dell'inizio del gioco, cioè lui, Catnap, era qui, apre questo coso e ci butta nella zona dove ci sono i rifiuti incredibili. Vedete, ci sono pure le unghiette, tutto quanto a posto, incredibile. Sicuramente non ci avevo fatto caso che era proprio la scena iniziale del gioco. Cercherò di guardare tutti i poster che magari li hanno pure aggiunti. Qui è Daisy. Mi avete detto pure su Daisy che secondo voi sarà nel capitolo 4, a quanto pare. Perché già doveva essere nel capitolo 2, l'hanno tolta. Insomma, potrebbe comparire nel capitolo 4 Daisy. Candy Cat, vabbè, il fatto che ci sono gli snack di Candy Cat. Dentro ci sono... vabbè, ogni giocattolo, vedi, le patatine con tutti i giocattoli, vedi? Le PJ Puff. E qui c'è la bevanda di Mammy Long Legs. Mamma mia, Mammy Long Legs, bevimi tutto. È fraintendibile, ragazzi, però dai, ci sta. Sapete che io e Mammy Long Legs siamo praticamente super intimi. Adesso sentiremo la nostra prima, di fatto, videocassetta sus. Ah, ecco che diceva Daisy, vedi? Dice di bere tanto caffè, vedi? Brava, per rimanere carichi. Allora, prima cosa, il fatto telecamere. Allora, secondo me, Holly, lui ci vede dalle telecamere. Perché su Holly, ragazzi, c'è un universo di possibilità. C'è chi pensa che Holly sia il prototype, c'è gente che pensa che Holly sia Boogiebot, non lette di tutti i colori. C'è gente che pensa che Holly sia un orfano, come pensavo io, ma in realtà io continuo a dire che Holly sia il prototype, perché abbiamo sentito che lui sa imitare le voci. Un altro mi ha scritto, secondo lui, Holly è Baby Long Legs, ed è il motivo per il quale ci sta il cartellone suo nell'orfanotrofio. Mai ci potevo arrivare che poteva essere anche Baby Long Legs, insomma ci sono un sacco di teorie su Holly. Però certo, il fatto che possa essere il prototype è tanta roba, più che altro perché abbiamo visto che c'è anche il fatto nel finale che lui sa ripetere le voci, perché hanno fatto molti esperimenti su di lui, insomma la storia è lunga. Ora ci sentiremo questa cassetta qui. Nome dell'oggetto, Clay Harper, infatti è Clay Harper VHS celeste. Ok, ce l'abbiamo, con calma. All right, Miss Harper, please explain the situation. Spare no detail. Well, luckily enough, all the children were asleep. It was peaceful, quiet.
back. Okay. Catnap had the red smoke in the room. Then suddenly, there was this scream. Not near that, but I know, but this, I mean, dilated pupils and quivering lips. Okay. The way her eyes darted around the room, and I swear, her hand and mine, it felt like her blood was boiling beneath her skin. She saw something, too. Something horrible. I'm sorry. I don't mean to. Adesso dice una cosa interessante. We'll provide the very best care we can offer. You have my word. But this is important. Did Marie happen to describe what she saw? Questo yes, è importante. A monster, she said that it was colorless. Gosh, I could feel the poor little heart pounding. For her, it was right there. And her movements, they were so wild. Arms flailing, legs kicking. I wanted to talk to her. See how she's doing. I'm right now. That would not be advised, Miss Harper. There are many concerns we must address at this time. But vitals show normal. Okay. And we'll continue to monitor. She'll be okay. No! Well, pardon me if I'm not comforted by that! Just bring my little girl back to me! Prima di parlare della cassetta volevo dire una cosa sulla intro. Allora, la intro del gioco è molto sus, perché sì, è il cartone animato sugli Smiling Critters. Gli Smiling Critters quindi hanno avuto un'importanza storica, perché sono stati giocattoli che hanno venduto un botto. E sì, vi ho raccontato della chicca di Dog Day, un easter egg, quello simpatico, che poi è la stessa posizione in cui lo incontriamo nelle prigioni. Molti di voi mi hanno detto che in realtà non tutti sono morti, come vi accennavo prima. Secondo voi Crafty Corn, Piggy Piggy, che secondo voi è il male reincarnato, effettivamente sì, perché sì, nelle sue voci diceva che mangiava gli altri, no? E un altro, mi sa il coniglietto, Hoppy, secondo voi sono vivi e li incontreremo nel capitolo 4. Però mi avete detto che i più cattivi secondo voi sono Crafty Corn, perché fa tutte le battute sul sangue, e Piggy Piggy. Cioè su Piggy Piggy ne ho lette di tutti i colori, cioè ragazzi, è proprio un mostro Piggy Piggy. Effettivamente sì, è abbastanza inquietante. Il finale della intro, quando parla che Catnap appunto aveva questo fumo rosso che creava incubi e bla bla bla, questo lo capiamo proprio da questa videocassetta, perché sta ragazzina vede negli incubi, quando dice vede una creatura pallida, senza colori, quello praticamente è Catnap in versione incubo. Quando ne vediamo questa evoluzione delle creature classiche, quindi Huggy Wuggy e Catnap, vengono catalogate almeno nella wiki come Nightmare, quindi sarebbe Huggy Wuggy Nightmare e Catnap Nightmare, però vabbè, questa magari è una cosa così. Lei vede la versione incubo di Catnap, perché è quello che noi affrontiamo nel finale, però sempre Catnap è... sono gli effetti del fumo rosso che ce lo fanno vedere in quel modo. Qui mi ero proprio annotato che un consulente senza nome inizia a chiedere a Claire Harper cosa fosse successo in merito all'incidente che coinvolgeva Maria Payne, ok? Una ragazza affidata alle cure di Harper. E fino qua ci siamo, quello che vi stava di prima. Harper iniziò a spiegare che dopo che Catnap fece addormentare i bambini con il Red Smoke, e tra l'altro questa cosa qui si capisce anche nella intro, perché il fatto che Catnap sputi il fumo rosso su tutti gli Smiling Critters è un po' una citazione a Catnap, che appunto fa addormentare i ragazzini e loro vedono gli incubi, no? Mary vide qualcosa di terribile che la fece iniziare a urlare e a muoversi in modo irregolare, ovviamente perché vedeva Catnap mostruoso, no? Il consulente ha chiesto ad Harper se Mary può descrivere ciò che ha visto, e descrive questa creatura in colore, come vi dicevo poco fa. Sto parlando proprio di Catnap. Poi Harper vorrebbe controllare Mary solo per essere negata dal consulente, perché afferma che Mary era monitorata da un personale medico. Praticamente loro non vogliono che di fatto sti ragazzini venivano controllati. E l'ultima cosa che sentiamo è proprio Harper che urla che vuole vedere Mary, e il consulente gli dice che non gliela farà vedere. Vedete visto come sono professionale, ragazzi, mi sono fatto gli appuntini. Questo più o meno in Blindern ce l'ho arrivato, che era una tizia preoccupata perché una bambina aveva gli effetti del fumo rosso, quindi era spaventata e bla bla bla. Quindi diciamo che qui ci siamo fino qui, ok? Allora, il mio dubbio che ho su questi cartonati è che sì, loro ti raccontano un po' delle caratteristiche degli Smiling Critters, che sono quelle che poi leggeremo a Playcare, no? L'unica cosa che io non capisco è quanto siano attendibili a livello di lore. Mi spiego. Quello che noi sentiamo adesso da questo elefante, ok? È una registrazione veramente che ha fatto lui ed è stata messa in questo cartonato? Oppure era un qualcosa registrato per i ragazzini quando venivano qua e lo ascoltavano, venivano a Playcare? Perché loro dicono delle cose assurde di lore nei loro confronti, in quello che succede in questo universo pazzesco di Pop Playtime. Però io non so quanto prenderle nel vero, capito? Quello era il dubbio che tuttora ho. Adesso lui dirà che si ricorda di noi, perché è un elefante, ci sta, gli elefanti ricordano le cose, no? Qui, ma io, domanda, quanto devo prendere in vero questa cosa?
Cioè lui veramente sapeva di noi, veramente lui si ricorda di noi, perché di fatto noi siamo il più grande mistero, è altro che il prototype, noi chi siamo? Cioè io pensavo che noi fossimo Elliot Ludwig, però effettivamente anche parlando con voi è più facile che Elliot Ludwig sia il prototype. Pure sul fatto di Poppy, che Poppy e Sus ne parlerò quando arriveremo da Poppy, uno di voi mi ha scritto che in realtà noi potremmo essere un giocattolo. Ecco, questa cosa ve la volevo dire. Noi facciamo parte di questa cosa chiamata Bigger Body Initiative, che ha fatto sempre questo dottor Sawyer, che mi avete spiegato. E quindi secondo voi noi potremmo essere dei giocattoli, quindi lui ci riconosce perché siamo un giocattolo, quindi non siamo in realtà Leo Ludwig, non siamo magari un tizio random. Un altro mi ha scritto che noi potremmo essere Rich. È presente Rich? Noi sentiamo pure una videocassetta su Rich, è un personaggio che infatti noi sentiamo in tutti i capitoli, che è quello sempre scorbutico, no, bla bla, quel tizio, quindi noi potremmo essere pari Rich. Quindi ripeto, c'è un sacco di teorie, però il fatto che lui ci riconosca è sus, quindi ditemi voi, io come lo devo prendere i commenti di sti cartonati sugli Smiley Critters? Lo vedi? È molto sus, tra l'altro si è aumentato la grandezza dei sottotitoli. Esatto. Want to know what I remember about you? E adesso verrà ucciso male. Esatto. Forse faceva parte del gruppo degli Smiling Critters buoni. L'ha ammazzato Catnap, l'ha ammazzato il Prototype, l'ha ammazzato Piggy Piggy, che se l'è mangiato perché fa la battuta sull'elefante. Non lo sapremo mai. Anche questo è sus. Lui è un elefantino degli Smiling Critters a caso? O è quello, sai, no, quello più figo e poi hanno fatto quelli più piccoli? Perché questo è un altro dubbio che non mi avete risposto su questa cosa. Questa è un'altra cosa, cioè Catnap, ok, mi avete detto del ragazzino, di, mi pare che si chiami Theodore, del suo rapporto col prototype, di questo ne parleremo anche andando avanti, spero ovviamente di ricordarmi tutto. Lui era il babba fatto con il da Bigger Body Initiative, quindi era il babba grande, che è quello che hanno registrato, stessa cosa per gli altri, e poi c'erano gli Smiling Critters piccolini. Io ho capito che ce n'era uno grosso e tanti piccoli. Quindi questo qui era il babba grosso che ha fatto la fine che ha fatto, e infatti ci sono i babba piccoli. È veramente sus, infatti lui è più intelligente, quindi magari lui aveva scoperto qualche cosa. Purtroppo non lo sapremo mai, però di fatto l'elefante non ha fatto una bella fine. Oh, io questa cosa in blind mi ricordo impazzì, perché l'idea del telefono è veramente figa. E mi avete detto che il telefono è anche in Project Playtime, quindi pure questo non lo potevo sapere, perché chi ci aveva giocato. Qui mi avete detto che qui dietro c'è anche una parte segreta, che però... purtroppo l'hanno levata. Ora prendiamo l'energia e andiamo a parlare con uno dei personaggi più intriganti di tutto Pop Vita in capitolo 3, il nostro beneamato Holly. Tra l'altro questa è una porta segreta, eh? Vabbè, sus. Ah, ecco, mi avete detto che con tutti gli aggiornamenti che hanno fatto hanno corretto una cosa che io in blind run infatti era una cavolata, cioè da questi tubi piccoli come fanno a uscire le batterie che so così? Dovrebbero aver corretto sta cosa. Comunque, su Holly adesso ne parleremo, perché lui è veramente un personaggio sus. Quindi, prendiamo il telefono e ascoltiamo molto attentamente quello che ha da dire questo personaggio. Eccoci qua. Eh già, Holly. Vedi che strano che fin dall'inizio lui è sus. Ok, avevate ragione. Hanno messo l'animazione della batteria che cade. Questo mi pare che non c'era in blind run. Infatti dicevo, come cavolo escono? Allora, vedi, Holly è veramente sus fin dall'inizio. Cioè, lui, sei amico di Poppy, lui dice, sei in difficoltà, ti aiuterò. Però noi potremmo essere chiunque, capito? E potrebbe essere il prototype, però potrebbe anche essere un gioco. Vedi, lui ci vede, io sono sicuro. Se fosse il prototype avrebbe senso, perché guarda caso, ci sono sempre queste telecamere. E il prototype, che di fatto noi non l'abbiamo mai visto, abbiamo visto la manina, no? Sono stati riccati a quanto pare dei possibili modelli del prototype, e sembra una specie di intelligenza artificiale. Sembra tantissimo quello di Portal, il robottino di Portal, che è il Portal 2, se non sbaglio. Quindi ci sta che lui tipo mastermind ci guarda dalle telecamere e ci dice le cose, bla 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 bla, e finge la voce di un ragazzino che magari ha ammazzato, no? E se lui fosse il prototype e la voce che sta usando per spacciarsi per Holly è la voce di Theodore, cioè il ragazzino prima di diventare Catnap? Questa non me l'avete detta, eh? Questa, vedi? La mente godosa? Questa non me l'avete detta, sta possibile teoria, eh? Come non me l'avete detto il telefono e dove me lo metto? Di certo non me lo metto nel culetto. Noi avevamo sempre questo telefono appiccicato da qualche parte. Perché noi che siamo tipo Robocop con le manine, però vabbè, non ci siamo capiti. Comunque, andiamo avanti. Adesso Holly si presenterà a noi, o qui non mi pare che ci siano segreti, eh? E ragazzi, io vi giuro che ho messo la luminosità al massimo, più di così, non so che devo mettere, ci metto la luce, prendo una lampadina e l'attacco al computer. Eh già. I know you're probably mad at Poppy for not letting you escape, but she needs you.
Esatto. Lo vedi? È sus. Carino che mettono gli obiettivi così da missione. Mi pare che fossero 8. Questa era una cavolata di enigma, però quando ritorneremo in quello finale io spero di ricordarmelo, perché ce ne sono alcuni che, insomma, ci ho messo veramente tanto a farli. Eccoci qua. Allora, anche qui è un'area veramente sus. Questo me l'ero accorto in blind. Il fatto che il capitolo 4 potrebbe svolgersi in un Luna Park. Non so quanto però possa essere possibile, perché noi di fatto nel finale scendiamo di sotto. Quindi, a meno che c'è un Luna Park sotterraneo, oppure questo potrebbe essere uno spin-off su Popular Time, magari, no? Che ne sapete? Ambientato in un Luna Park, no? La probabilità più grande è che il capitolo 4 si svolgerà nei famosi labs, che dovrebbero essere i laboratori. Io il dialogo che spiega questa cosa me lo sono perso, perché è nell'unica videocassetta che mi avete detto che è fondamentale. Sono riuscito a perdermela in Blind Run, ragazzi. Però il bello della Blind Run è anche questo. Questa cosa me l'avete scritta, ragazzi, in tantissimi. Allora, questa creatura qui. Questa creatura si chiama Boxy Boo ed è una creatura presente in Project Playtime. Ragazzi, io quando ho giocato questo gioco in Blind Run io non avevo idea di cosa fosse questa creatura. Infatti ci sono quasi rimasto male, perché io me l'aspettavo in questo capitolo. Insomma, pure voi pensate sarà nel capitolo 4. Di fatto lei si vede pure nella VHS dell'Hour of Joy quando mangia gente, quindi insomma. Qui non mi pare ci sono altri cosi sus. Vabbè, Agi Wagi che fa raccolta differenziata mi pare giusto. Ok, sentiamo il nostro chicken chicken. Vabbè, lo dico dopo. Ok. Ok. Lo vedi? Cioè, loro ci parlano come se noi fossimo un giocattolo. Quindi forse quella ragazza aveva ragione. I giocattoli di fatto tra loro parlavano, no? Credo. Lui secondo voi è morto stecchito come l'elefante che ha provato a fuggire e l'hanno ammazzato. Vedi? Lui è uscito e qualcuno l'ha ammazzato malissimo, quindi forse Catnap, chi lo sa. Elliot, ovviamente, Elliot Ludwig, che ci parlerà dentro questa cabina incredibile. È facile che lui sia il prototype, quindi il primo esperimento a quanto pare. Eccoci qua. Tanto non si vede sempre la faccia di lui. Guardate che posto. Cioè, sembra l'area 51, capite? A smile is hope. A smile is love. Assurdo, veramente. A smile is understanding. And there is nothing more gratifying to my soul than being. Perché vedi, lui adorava i ragazzini. Voleva farli sorridere tutti. Children need not be afraid. One where they are protected. After all, this company and its toys are nothing without them. These children deserve to smile. No, questa è una luce rossa, non è fumo. No, è fumo, vedi. Quello è fumo. Playcare. Playcare. Our very own on-site orphanage. But it's not only that. Eh già. It's a school, a playhouse, a place to belong. Our very own ecosystem beneath the surface, dedicated in every inch and detail to ensuring a child's smile. Its teachers and counselors, mothers and fathers, until such a time they have all of that in you. May Playcare bring joy, inspiration, and smiles to all who enter these doors. For what gives life its meaning if not a smile? Va bene, parliamo dopo. Aspetta. Cool place. The kids used to live here. Now look at it. Anyways, do you see that statue in the middle of the room?
ninja. Take the stairs that go under it. There's a really cool room in there that powers literally all of Playcare. Già. I can give you a key down there. Quando Elliot Ludwig inizia, io ci posso credere che, sai no, era tutto felice, vuoi fare i sorrisi ai ragazzini e bla bla bla. Succede qualche cosa e anche lui, secondo me, entra nel sus con sto dottor Sawyer e compagnia bella a fare esperimenti e cose belle, soprattutto dopo che gli morirà la figlia, no? E quindi tutto il fatto che lui lo fa pure per fare suscitare la figlia in Poppy. Ora, il fatto che Holly sia il prototype avrebbe anche senso, perché lui in realtà ci manda come pedine a ammazzare tutti i mostri e lui ci ciula i corpi per diventare più forte, no? Questa cosa la ridico. Noi quando entriamo c'è una luce rossa, ma c'è anche del fumo rosso. Ora, io non ho idea di come abbiano fatto a mettere il fumo rosso all'entrata di questo posto. Però l'idea che noi entriamo e quindi noi già stiamo vivendo un'illusione, all'inizio ci credeva sta cosa, però no, quindi questo è proprio fatto così sto posto, non è un'illusione nell'illusione, ok? Questo è proprio Playcare, quindi Playcare è fatto così. È distrutto, ma è fatto così. Come una cosa che adesso vedremo, infatti voglio fare subito una piccola esplorazione prima di iniziare a fare le missioni di Holly, perché mi aveva detto che ci sono dei segreti che mi posso perdere se io do retta a Holly subito. Infatti adesso ci faremo una piccola esplorazione. Allora, prima cosa, la statua di Catnap qui è crollata, perché dopo i disastri che hanno fatto, vedi, la statua, questo qui è Catnap caduto. Prima Catnap era lassù, la statuina di Catnap, quando faceva parte degli Smiling Critters. Quando è successo il casino con Catnap, hanno fatto cadere la statua. Questa cosa qui, tra l'altro, è una citazione a quello che vi dicevo prima, il fatto che nella parte di Dog Day c'era un percorso in cui noi dovevamo salire su una barchetta a forma di paperella e fare un piccolo percorso schivando gli Smiling Critters, spaventandoli col bengala, e l'hanno scartata sta cosa. È un peccato, perché effettivamente la parte di Dog Day è bella corta, io l'avrei fatta un po' più lunga. Qui è la scena dove Catnap ammazza un tizio che si vede nell'Hour of Joy, e tra l'altro tutti i corpi sono stati messi di sotto, vedi, The Hour of Joy, infatti. Just go under the statue. Oh, questo non lo sapevo, ecco perché mi avete detto di esplorare. Non so se c'era, questo l'hanno messo. Quindi se io esploro, lui in continuazione mi chiama? Ah, allora facciamo arrabbiare Holly, va? Facciamo un po' arrabbiare, esploriamo un po', Questa è un'area che di fatto noi non possiamo esplorare. La famosa casina dei giocattoli. Questa è la scuola con la nostra adoratissima Miss Daylight. Ne parleremo di Miss Daylight, Mamma mia, Miss Daylight, non ho voglia di rivederla mai nella vita. Mi avete detto che lei è un tentativo bocciatissimo di copiare una meccanica di Five Nights at Freddy. Insomma, mi avete confermato, insomma, che non è divertente per niente farla, lo capisco. Non mi pare che ci siano segreti. Diciamo che il segreto è qua che lui ti chiama. Quindi noi esploreremo tutti questi edifici, tranne le cose di giocattoli, chissà perché. Allora, queste secondo me è inutile che le rileggo, perché le ho lette tutte quante in Blind Run, ve le potete trovare, mi pare, nell'episodio 2. Ma guarda quante chiamate ci sono di Holly! Non so quanto sia preoccupato per noi in realtà, Io aspetto un attimo se ce n'è un altro. Hour of Joy. Ok, andiamo, Forza. Facciamo contento Holly, che è arrabbiato. Ecco la chiavetta. Vai Holly. You got the key. Now the question you're probably asking yourself is, where does it go? Già. Well, head back out, and you should find a door just to the left of the cable car you took down here. C'è una piccola figura lassù, che è Poppy quella secondo voi laggiù? Capire, pure se parlo di Poppy si apre un universo, c'è chi pensa che è cattiva, chi sta d'accordo col prototype, chi è buona. Ragazzi, c'è tanto tanto da dire. Pure qui non credo di essere perso cose assurde, cioè qui c'è il cartone del gatto ape, qui c'è Mommy Long Legs che ci parla delle maschere. Questo è Sus, Watch Your Step, è un Banzo Bunny che cade. Eccoci qua, ora Holly ci chiama. Già. Red smoke. E noi lo dobbiamo portare a sinistra. Che poi, se mettiamo il caso che lui è il prototype e vuole ammazzare i giocattoli per diventare più forte, no? Il motivo per il quale prototype non riesce a ammazzare Catnap è perché ha paura del fumo rosso. Io non credo che una intelligenza artificiale slash macchina, come penso sia il prototype, veda le visioni da fumo rosso, no? Capito, no? Allora, qui è la stanza finale del gioco, perché qui poi scenderemo qui negli abissi con Poppy. Questo è proprio il finale. Mi avete detto che c'è un segreto se sento tutto l'audio, però non mi pare che... Cioè è Catnap che dorme, cioè è Catnap che fa suoni sus.
No, non penso dica niente. È un peccato, eh? Perché Cutter fa una voce assurda, quindi io l'avrei messa magari una linea di dialogo qua. Vedi, non dice niente. Tra l'altro non ho ancora capito se nel finale io la batteria la posso mettere prima che Cutter mi insegue nell'ascensore, bla bla bla, o solo dopo, vabbè, questa è una curiosità mia. Però, perdonatemi, quando Cutter esce da questa stanza è chiusa. E io giustamente dicevo, come ha fatto a entrarci? E mi avete spiegato che Cutter ha una proprietà, vedi, abbiamo attivato la manina viola, ha una proprietà, una passiva, una skill, diciamo, che può sia rimpicciolirsi e ingrandirsi, ma può anche passare attraverso le pareti, tipo spettro. Quindi noi ovviamente siamo delle mani volanti, siamo l'antiprototype noi praticamente. Allora, adesso prendiamoci il nostro Grappak 2.0. Ah, mi mancava la manina viola, tra l'altro viola come Cutter, eh. Scusate, è una coincidenza che noi abbiamo manine colorate come i giocattoli che affrontiamo? Aghiwaghi azzurra. E abbiamo la manina azzurra. La manina rossa e Mommy Long Legs era, insomma, rosa-rossa. La manina viola, Catnap. La manina verde come Holly. Non so se c'è un sus easter egg sulle manine pure, vabbè. Poi, prendiamo questa. Vabbè, questo in realtà è solo il tutorial del Grappak 2.0, quindi non credo ci siano chicche di lore pazzesche. Vai. Scambiare mani è facile. Esatto. Guarda dove attende. Tanto sta scena non c'è nel capitolo 3, le scenette dove possiamo cadere negli spuntoni e fare la fine di piccoli manzopagni. Tra l'altro mi avete detto che è stato leakato una nuova manina che forse è nel capitolo 4, ma forse non so se è una cosa fan-made come la fan-made del prototype che ho visto che è fighissima. Ed è la manina dinamite, cioè una manina dove tu metti una carica esplosiva e esplode, sarebbe fighissimo. Vai! Eccoci qua. Vabbè ragazzi, qui non credo ci sia niente di che, in caso ci vediamo appena risolvo l'enigma, quindi a tra poco. Ci ho messo un minuto a farlo perché me lo ricordavo ragazzi, questo era veramente un enigma fastidiosissimo. Ci ho messo veramente tanto in blind a farlo. Soddisfazioni incredibili ragazzi, le vere soddisfazioni un po' più di tanto sono quando riesci a fare gli enigmi in un minuto. Incredibile. Adesso fumo al centro, boom, scoppio tutto. Allì, ah, ecco. Oh no! I sent you another key. It's under the statue. Use it to get into home sweet home. Eh già. Then once you're inside, find the building's backup generator. Good luck! Che poi magari è Holly stesso che ha staccato. Io sto esplorando tante volte. Ci fosse qualche chicca, ma non credo. O magari è Holly stesso che ha staccato la corrente, eh. Comunque, per questo episodio sicuramente faremo la scena dell'incubo, perché c'è una cosa sus che ho fatto. Ho la traduzione del testo che nell'incubo viene letto al contrario, che mi avete detto che è importantissimo, infatti ne parleremo, incredibile. Tanto c'ho una fame incredibile ragazzi, ho veramente fame e non vedo l'ora di pranzare per poi registrare qualcosa che non ho mai fatto, cioè Project Playtime, perché adesso di Elden Ring e Palward ho un bel po' di episodi, fino all'episodio 6, quindi posso dedicarmi a fare qualche altro episodio sus di Project Playtime. Vabbè, la chiave dell'orfanotrofio. Cavolo, non ho letto la chiave di prima. Vabbè, non penso ci fossero dei segreti su una chiave. Non ci ho fatto caso. La chiave per aprire la porta del fumo, vabbè. Ecco, questa è una cosa che non mi avete detto. Scusate, ma che è la casetta per bambini? Perché mi dice che c'è un altro edificio ancora oltre il negozio di giocattoli? Cioè, il negozio di giocattoli c'è e noi non ci possiamo andare. Ma la casetta dei bambini? Prima cosa, dov'è questo luogo mistico? Ma poi perché non ci possiamo andare? E poi ricordo bene, Holly fa pure una battuta sul fatto: no, la casetta dei bambini, lasciamola perda, mi pare, verso il finale. Cioè, chi c'è sta qui? C'è sta il prototype? No, vabbè, scherzo. Però ci siamo capiti. Come conclusione di questo episodio incredibile, faremo una delle cose più belle di tutto il capitolo 3. Entreremo in un vero e proprio incubo. Noi siamo qualcuno di importante. Siamo qualcuno che era dentro la Bigger Body Initiative. Siamo qualcuno che era vicino ai bambini. Siamo qualcuno che era vicino ai giocattoli. Siamo un personaggio veramente sus. E 3, 2, 1, vai! Ah, non sono entrato. Ah, ok. Allora, altra cosa interessante è il fatto che, essendoci Catnap qui attorno che ci guarda, noi di fatto siamo nell'orfanotrofio. Però noi lo vediamo così perché siamo nel fumo rosso.
ok? Noi paghiamo come dei matti in questo orfanotrofio distrutto, e lo vedremo poi come sarà appena finirà l'incubo l'orfanotrofio, e Catrap ci guarda tranquillo e gode tantissimo, no? Noi adesso siamo in un incubo, siamo in una visione del passato, come un po' nel finale quando facciamo quel viaggio mistico. Adesso noi siamo nell'orfanotrofio, quindi com'era l'orfanotrofio prima del disastro, ok? Ah, non partiva subito? Mi ricordo molto molto male, molto bene. Allora, qui dice, happy and fun way was it done. Quindi, in modo felice e allegro sono state fatte le cose, tipo, perché what is done... È la stessa frase che dice la videocassetta sus qui dentro, poi. Done, battono molto sul done, quindi sul fare, sull'aver fatto, Tanto non so se c'è una strada o tutte le strade portano al finale. Tra l'altro mi avete detto una cosa di una stanza che poi vi dirò. Vabbè, adesso andiamo a sinistra. Mi pare che ho fatto la... Tragic news this morning, as of 9:45 a.m. Local authorities report that the body of a young boy has been found on the estate of the late Elliot Ludwig, an esteemed toy maker and originator of the Playtime Company. At this time, an identity for the child awaits official confirmation. Found in an upstairs bedroom in a large duffel bag, officers on scene report... Ah beh, hanno corretto i sottotitoli, sono diversi dalla lettera. Organs as well as key bones for the skeletal structure were reported missing from the body. Di fatto hanno trovato, quindi l'hanno incastrato in qualche modo, un cadavere di questo ragazzino senza ossa, quindi ridotto veramente male, in un sacco nel piano di sopra dove abitava Elliot Ludwig, che giustamente, sai, no, era un personaggio leggerissimamente importante, succede una cosa del genere, mi dicono dalla regia che secondo me la gente non l'ha presa molto bene, quindi lo hanno accusato di questo crimine. Però lui c'entrava in questo incubo, l'hanno incastrato, c'entra questo maledetto dottor Sawyer. Immaginatevi, dopo il successo iniziale di questa fabbrica di giocattoli, poi c'è stato un periodo di declino. È qui che è arrivato questo dottor Sawyer, che ha proposto l'idea di fare esperimenti sui ragazzini e fondere i ragazzini con i giocattoli. E poi ha fatto la cosa dei bigger body initiative, cioè mettere i ragazzini o adulti dentro giocattoli più grandi. Quindi quello è stato lo step successivo, quindi prima i piccoli, poi quelli grossi, per fare in modo che loro lavorassero nella fabbrica, mi avete detto, al posto di quelli che si stavano licenziando, e lì sono iniziate le cose sus. Quindi, secondo voi, è probabile che questo Sawyer ha incastrato Elliot Ludwig, ha fatto questo per mandarlo via e diventare lui il capo, e magari poi usarlo per farlo diventare il prototype? Che dite? Dove andiamo? Vabbè, penso sia uguale, andiamo qua. This is what they had to say. Esatto. Well, it's sickening. And now say it. Ludwig was a great man. And those who knew him understood that he was... E vedi, quelli vicino a lui credevano, diciamo, la sua innocenza. What others now claim. He had a deep love in his heart. Esatto. Like this one. Making the actions of whoever planted this body all the more sick. Esatto. We look forward to clear his good name, both in the public eye and esatto. In the eyes of the law. Lo vedi? Stay tuned. Tra l'altro mi chiedo se la voce in queste registrazioni sia magari il prototype sempre. Però no, perché noi di fatto sono ricordi. Vabbè, ricordi, aspetta, più un incubo che ricordi. Sono ricordi, quindi noi magari abbiamo sentito queste registrazioni, però magari non eravamo qui. Vabbè, mi pare che qui Catrap fa cucù soltanto quando arriviamo in quella stanza con Holly, Ecco, adesso Holly ci chiama. Stiamo camminando nell'orfanotrofio, vedi, qui Catrap ci va proprio a passeggio, tranquillo, capito, no? E magicamente Catnap farà cucù, questo lo voglio beccare, bene. Avete visto? Perché di fatto pure Catnap è sus, no? Come avete detto voi, lui vuole che ce ne andiamo, no? Noi continuiamo ad andare avanti perché siamo istigati da Holly. Despite Playtime's proclamation of Ludwig's innocence, many believe his reclusive and mysterious nature displayed over the previous decades when suspicion to... Hanno cominciato a sospettare di lui in maniera più forte. Ludwig's neighbors indicated that he would often return to his home in esatto. strange hours of the night and depart again before sunrise. Esatto. Some believed he was sick. Others that don't move an inch. Bellissimo. Go, it seems. Chissà chi è che ci dice queste voci sus? Cioè, siamo in questo, probabilmente l'effetto dell'incubo. Qui non c'era una porta che batteva? Più avanti? Questo suono non me lo ricordavo? Ah no, non mi dica che mi sono perso Catnap, aspetta! Un ragazzo mi aveva detto che c'era un altro momento Catnap qui dentro. Era lui, me lo sono perso! Mi sa che questi passi era lui qui dietro che camminava e andava via. No, me lo son perso. Oh, eccoci qua.
questo è il momento importante. Allora, vedi? Allora, io vi dico la traduzione di questo testo. Allora, questa roba dice testuali parole, ditemi ovviamente se è vero perché l'ho trovato su Reddit. Allora, dovevi essere qui 8/8/1995, è il giorno dell'Hour of Joy. Per qualche oscuro motivo, il giorno dell'Hour of Joy noi non c'eravamo, stavamo in vacanza, avevamo preso un giorno di ferie, non lo so che era successo, però di fatto non c'eravamo. E questa persona è molto arrabbiata di questa cosa, quindi potrebbe essere il proverb. Poi dice, trovo la tua presenza invasiva, dopo tutto questo tempo torni, vieni qui e uccidi tutti. E questa cosa è abbastanza strana. La tua presenza è stata richiesta 10 anni fa e non ti sei presentato. 8/8/1995, ti sei perso l'evento, ti sei perso la festa, non hai diritto di essere qui. Ragazzi, se non sono frasi intriganti queste, io non so cosa dire. Potrebbe essere Protype che è arrabbiato con noi perché non ci siamo presentati, ma che eravamo d'accordo col Protype, capito? Fatemi sapere, ma questo è in assoluto uno dei dialoghi più importanti del gioco, secondo me. Quando era arrivato a questo punto, giustamente dicevo, perché non posso entrare in sta stanza? Perché sta stanza assomiglia molto alla stanza dove tra un po' noi sentiremo la videocassetta numero 3, che si chiama Benvenuti a Playtime. Allora, secondo voi, questa stanza qui è la stanza dove noi lavoravamo? Avrebbe senso, perché poi noi sentiamo la cassetta, probabilmente che abbiamo sentito il giorno in cui siamo stati assunti qua dentro. Però questa cosa che potrebbe essere la stanza nostra è molto intrigante, sinceramente. C'era questa cosa? Alzati, c'era? Tra l'altro mi avete detto anche che non è possibile salvarsi da Kiwaki. Quindi ci godremo a Kiwaki nella sua bellezza. Infatti ce lo farò al contrario, che ce lo godiamo. Intanto moriremo lo stesso perché non ci si può salvare. Mi avete anche detto sì, è fatta apposta che sei costretto a vedere la videocassetta. Carina sta cosa. Welcome to Playtime, quindi benvenuto in Playtime. Eccolo qua, vai. Greetings employees and welcome to your first day here in Playtime. We're certain that in the days to come you'll find your new family here every bit as loving and supportive as your own. Esatto. Feel free to wander the halls, sit in the mess for lunch, or watch our children play and learn to their little heart's content. Join the innovationists where the bounds of science are continuously pushed. Or join the counselors of Playcare, whose diligence and care for our children will help shape a brighter. Just you see. Now, every one of you have your part in that future, so should you come back tomorrow feeling unhappy for where you are, or what you've done. Lo vedi, lo vedi? Sono i sensi di colpa nostri che ci attaccano. Here and happy to listen. And... bellissimo, ecco qua. Should you come back bellissima sta years cosa. Later, your conscience finally getting the better of you. May you descend into the dark bellissima. And the dust, finding all that awaits you are incomprehensible horrors. Bellissimo. Each hungry for your return, each eager. Their smiling mouths full of teeth, watching and waiting patiently for their turn at a warm welcome. Or perhaps they won't allow you such time to figure your place in the world you've left. Assurdo. A world that's there. È loro, ovviamente. Welcome. Welcome home. Bellissimo. Che roba, ragazzi. Godiamoci questa Akiwa che tanto ci ammazza la vostra. Guarda che meraviglia, va? Che spettacolo. Spettacolare. Veramente tanta roba, ragazzi. Apriamo la porta qui. E ultime due paroline che vi volevo dire su quello che abbiamo appena detto. Di fatto abbiamo ricordato forse quello che ci hanno detto il primo giorno che siamo venuti a lavorare qui. Il collegamento con quel discorso della radio di prima. Il fatto che noi abbiamo avuto un ruolo importante magari, no? E poi ce ne siamo lavati le mani. E non siamo venuti quel giorno, che noi forse dovevamo essere partecipi. È veramente tanta roba. Allora, vi voglio lasciare con questa mezza teoria che mi è venuta recentemente in mente. Ci avete fatto caso che noi, gira e rigira, finiamo sempre con Agiwaki? Vi spiego. È molto azzardata, ma se noi fossimo o colui che doveva diventare Agiwaki nell'esperimento, o qualcosa di legato a Agiwaki, mi spiego. Nel primo capitolo... Akiwagi ce l'ha a morte con noi. E voi direte, vabbè, ma poteva avercela a morte con chiunque. Akiwagi sorvegliava e poi il prototipo gli ha detto ammazzalo. Ok. Nel secondo capitolo questa cosa è molto sciava, perché vediamo i peli, sappiamo che è vivo, no? Forse è vivo, no? Oppure è morto e il prototipo se l'è ciulato, no?
Forse mi sbaglio, perché magari Akiwagi è semplicemente l'immagine della Playtime, perché è il giocattolo più venduto, no? Però anche qui, l'incubo ha a che fare con Akiwagi. L'immagine del televisore ha a che fare con Akiwagi. Nel finale, quando noi abbiamo l'altro incubo dato da Catnap col fumo rosso, quando il prototype alla fine ci afferra, si vede la mano del prole gigante, noi siamo nello stesso punto dell'Akiwagi del primo capitolo. Ma non dalla parte di colui che vede, dalla parte dell'Akiwagi che vede. Come se noi fossimo l'Akiwagi. Ora magari sto andando per una strada pericolosa che porta a un burrone gigantesco. Però magari c'è un collegamento tra noi e Akiwagi. Magari noi siamo un esperimento. Avete ragione voi, siamo un esperimento anche noi, siamo un corpo gigante anche noi. E forse è per quello che ci colleghiamo ai giocattoli, non lo so. Ci fermiamo qui, assolutamente. Non c'è un salvataggio susso qui? A questo punto vi dico pure l'altra cosina simpatica, cioè una delle teorie più divertenti che ho letto è il fatto che Ollie potrebbe essere Baby Longlegs. Perché noi abbiamo ucciso la mamma, il padre è morto per qualche sus motivo. Ti immagini siamo noi Daddy Longlegs? Niente boxy boo per noi nelle scatole. Ragazzi, io direi che possiamo concludere qui questo primo episodio extra di Popular Time. Mi sono divertito un mondo a tornare in Popular Time. Ragazzi, io vi ringrazio, che cosa è con voi. E ci vediamo prossimamente con l'episodio 2 di Popular Time, capitolo 3 extra incredibile e tanti nuovi video godosi. Tra l'altro spero di far uscire il video su Hazbin Hotel prossimamente, che ho registrato la settimana scorsa. E quindi ragazzi, con tutto questo horror nelle vene, io vi saluto, che cosa è con voi e ci vediamo alla prossima.